Benvenuto a chi ci sta seguendo attraverso il nostro streaming www.nettunotv.tv. Siamo nella settimana del picco dell'influenza. Secondo i dati forniti dall'ospedale Sant'Orsola, ci sono stati dal 20 dicembre ad oggi, pensate, 77 ricoveri per influenza accertata, e al pronto soccorso ci sono stati ben 1000 accessi per febbre molto alta. Nella prima edizione del TG eravamo collegati con il dottor Pietro Calogero, che è geriatra del Policlinico Sant'Orsola, che ha spiegato come ci si contagia, come ci si deve curare e a cosa occorre prestare attenzione. Sentiamo. Effettivamente sia l'ultima settimana dell'anno del 2017 che la prima settimana e la settimana in corso del 2018 sono quelle che hanno dimostrato un brusco aumento del numero di casi di influenza, e questo in tutte le classi di età. È chiaro che i soggetti di età giovanile spesso non sono un problema ospedaliero. Io sono un geriatra ospedaliero, mentre per l'influenza in età avanzata spesso i sintomi portano anche alla necessità di ospedalizzazione. Ecco, le posso chiedere come ci si contagia anzitutto? Ma il contagio avviene tramite le goccioline di saliva, tipicamente le goccioline di saliva, che quindi hanno vengono emesse con gli starnuti, con i colpi di tosse, ma che vengono trasmessi anche essenzialmente con le mani. Infatti una delle norme principali per ridurre la trasmissione dell'influenza è quello di effettuare un lavaggio accurato delle mani dopo essersi pulito il naso, dopo aver coperto la bocca per un colpo di tosse o per uno starnuto, utilizzando anche le soluzioni idroalcoliche, che sono molto efficaci, con azione battericida e viricida anche molto, molto, molto importante. Siamo alla cronaca, la polizia ha ritrovato tablet rubati grazie all'apposita app. È successo ieri pomeriggio su Viale Masini, quando la polizia è salita sul bus della linea 33 e ha rintracciato che aveva in custodia, diciamo così, i tablet che il giorno prima erano stati rubati da uno zaino lasciato in auto dalla vittima, un uomo di origine pugliese di 59 anni. Fortuna ha voluto che i ladri non avessero spento del tutto il tablet, un segnale così giunto al proprietario dei tablet che immediatamente ha avvertito gli agenti. Inizialmente collocato in Viale Carducci, il segnale si è poi spostato con un'andatura che ha fatto presupporre la sua presenza appunto in un bus urbano. Presto detto, gli agenti si sono fatti guidare dal segnale di tracciamento fino a bloccare il mezzo mentre transitava l'incrocio tra Via Indipendenza e Viale Masini. Una volta bloccato il mezzo e saliti a bordo, i poliziotti hanno fatto azionare un richiamo acustico del tablet che ha risuonato tra le borse di un senza fissa dimora di origini catanzaresi di 54 anni. Per lui è scattata una denuncia per ricettazione. E poi ancora sono stati recuperati monitor e PC rubati e rintracciati questa notte, sono stati rintracciati questa notte dai carabinieri. Nei guai è finito un 19enne. È nato in Romania ma residente a Bologna, che è stato accusato di ricettazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Qui vediamo la merce che è stata recuperata. È successo questa notte al termine di un inseguimento tra una pattuglia dei carabinieri e il conducente di una BMW che, transitando in via Nino Bertocchi, non si era fermata a un posto di controllo dei militari. Nonostante il tentativo di fuga, la BMW è stata raggiunta all'altezza di via Angelo Ruffini e il conducente è stato costretto a fermarsi. Il 19enne rumeno, con numerosi precedenti, è stato arrestato mentre un passeggero è sceso velocemente ed è riuscito a fuggire. A bordo i carabinieri hanno trovato del materiale informatico, in particolare monitor e PC di provenienza furtiva. Una parte della merce era stata rubata dal furgone di un 54enne di Bentivoglio. Gli accertamenti dei carabinieri però sono ancora in corso per capire da dove provenga l'altra parte, insomma, della refurtiva. Ancora cronaca, non avrebbe neanche potuto essere alla guida l'uomo che stamattina verso le 10:45 all'altezza del civico 4 di via Malaguti, siamo vicino a Porta San Donato, ha tamponato un'altra auto guidata da una signora, per fortuna illesa. L'uomo era a bordo di una Smart con una targa di prova e dopo il tamponamento è fuggito. La signora ha chiesto aiuto a una pattuglia dei vigili urbani, mentre un'altra pattuglia del reparto
chiamato sicurezza, che era in zona, si è precipitata all'inseguimento dell'auto fuggita. Dopo circa mezz'ora il veicolo è stato fermato all'intersezione tra la via San Donato e Zacconi, alla guida un italiano di 32 anni che si occupa di compravendita di automobili. Secondo i controlli, la Smart con targa di prova è risultata regolarmente assicurata, mentre si è scoperto che l'uomo era stata ritirata la patente nello scorso ottobre con sospensione per 6 mesi, quindi fino al marzo 2018, un provvedimento che naturalmente non ha seguito. Voltiamo pagina, invece andiamo a parlare di turismo. La nostra Bologna continua a registrare un aumento di arrivi, ma anche di presenze. Significa che i turisti si fermano sempre più giorni, un andamento positivo che è stato confermato anche durante queste recenti feste di Natale e Capodanno. Era ospite in studio della prima edizione del TG il presidente di Bologna Welcome, Celso Descrilli, che ci ha tracciato il quadro e dato alcuni dati. Sentiamolo insieme. Direi che chiudiamo un anno positivo, ancora un ennesimo anno positivo che per quanto riguarda il turismo della nostra città. E i dati della regione ci danno le crescite dell'11% degli arrivi e il 18% delle presenze. Questo vuol dire che la permanenza, la durata del soggiorno si sta allungando, che era uno degli obiettivi che ci eravamo dati come Bologna Welcome, quello di aumentare il numero di notti a Bologna, di chi viene nella nostra città, e quindi per allargare l'offerta. E stiamo lavorando anche con la città metropolitana e quindi con la ex provincia e con tutto quello che è il territorio bolognese. Per quanto riguarda il periodo natalizio, ci ha dato molta soddisfazione la campagna che Bologna Welcome ha fatto con la distribuzione di oltre 1,5 milioni di brochure in tutta Italia attraverso i giornali principali, che ha portato ad avere pernottamenti anche nei periodi che di solito erano abbastanza scarichi, che vanno tra Natale e Capodanno. E c'è stato il Capodanno sottotono, secondo me, dal punto di vista dell'offerta in Piazza Maggiore, però l'offerta complessiva, abbiamo avuto la diretta di Canale 5 all'Unipol Arena, eccetera, ha portato dei risultati, soprattutto, come dicevo prima, la campagna promozionale che abbiamo fatto sul mercato italiano. Continuiamo a parlare di turismo nel nostro Appennino, in questo caso noi siamo collegati telefonicamente con il sindaco di Lezzano in Belvedere, Elena Torri, che saluto. Buonasera. Buonasera. Allora, so che in treno potrebbe cadere la linea, ma noi approfittiamo del tempo che ci concede la tecnologia. Come sta andando la stagione? C'erano turisti durante queste festività? Ma devo dire che siamo davvero contenti, è stato un inverno partito benissimo. La neve in anticipo rispetto agli altri anni ci ha permesso davvero di fare tutto esaurito negli ultimi giorni dell'anno e fino all'Epifania, quindi andiamo davvero alla grande quest'anno. Quindi c'è tanta neve? Tanta neve, neve naturale venuta dal cielo, ma anche degli impianti di innevamento rinnovati che riescono a supportare anche i momenti di difficoltà. E quindi davvero una situazione invidiabile. Chi sono i turisti che scelgono di venire al Corno alle Scale a sciare da voi? Non sono persone della nostra regione, vengono da fuori? Ecco, qual è il quadro? Ma abbiamo diverse situazioni. Sicuramente è una stazione sciistica di prossimità e quindi insomma da Bologna abbiamo tanti clienti, abbiamo tanti ragazzi toscani. Soprattutto le famiglie ci stanno scegliendo anche perché insomma sono degli spazi, dei territori adeguati anche ai giovani e ai bambini e anche tanti stranieri. Stiamo aprendo il nostro territorio anche all'estero, non soltanto d'inverno ma anche durante l'estate e le stagioni in mezzo, quindi ci stanno conoscendo sempre di più, quindi stiamo diventando più grandi. Grazie di queste belle notizie. Allora Elena Torri, buona prosecuzione del suo lavoro. Ti aspettiamo al Corno alle Scale. Benissimo, grazie. Arrivederci. Invece noi adesso parliamo del bilancio dell'ASP Città di Bologna che è stato presentato per quanto riguarda il 2018. Ci sono due filoni in particolare. Il primo riguarda l'assistenza agli anziani. Saranno aperti un centinaio di alloggi protetti proprio per gli anziani e alcuni di essi, circa un 35, sorgeranno nelle ex convento di Santa Marta in Strada Maggiore che sarà ristrutturato. Sentiamo l'amministratore unico dell'ASP Città di Bologna, Gianluca Borghi.
Un bilancio positivo che prevede anche una innovazione molto rilevante dal punto di vista degli investimenti, se è vero come è vero che tra le molte altre cose noi riusciremo a raddoppiare il numero degli alloggi con servizi, alloggi protetti per persone anziane autosufficienti che ritrovano sicurezza, ritrovano integrazione all'interno di una rete di alloggi che già oggi vede la presenza di all'incirca 100 diverse realtà, 100 diversi appartamenti che con questo piano degli investimenti ambizioso ma assolutamente concreto e sostenibile che stiamo iniziando ad attivare raddoppieranno. Una risposta ad una richiesta sempre più frequente, se è vero come è vero che ad ASP giungono ogni settimana 3 nuove richieste per accedere a questa rete, una rete che evidentemente sarà realizzata dalla nostra azienda in piena assoluta collaborazione con l'amministrazione comunale, con i servizi sociali territoriali che avranno un ruolo importante anche nel definire gli ingressi all'interno di questa opportunità di welfare generativo, innovativo che sulla base delle migliori esperienze anche europee noi intendiamo sostenere e possiamo farlo proprio grazie ad una gestione efficace ed efficiente del nostro patrimonio, un patrimonio che vogliamo e vorremmo sempre più mettere a disposizione di innovazioni dell'abitare, come è accaduto anche recentemente con l'apertura del primo co-housing pubblico per giovani in questa nostra città. Bilancio ASP Città di Bologna, abbiamo detto il primo filone è quello dell'aiuto agli anziani, il secondo filone di investimento è il sostegno alle nuove povertà. Andiamo a sentire di cosa si tratta dalla voce dell'assessore comunale alla sanità e al welfare, Giuliano Barigazzi. Io credo che questo sia un altro grandissimo tema che porrò all'attenzione di tutti i soggetti della città, pubblici e privati, perché credo che lì si annidi davvero uno dei grandi problemi nel nostro futuro. Nuove povertà non significa la povertà estrema che siamo abituati a rappresentarci, ma significa anche proprio quell'impoverimento del ceto medio. Io lì credo che noi dovremmo fare delle politiche rivolte a tutti, dai giovani agli anziani, invece lì, perché le povertà purtroppo oggi si annidano anche in chi lavora poco, in chi lavora male, nelle famiglie dove uno perde il lavoro, dove c'è qualche problema di carattere sanitario che fa sì che molto del tuo reddito magari va in una certa direzione. Una fascia grigia che secondo lei è in aumento e ha in mente già delle risposte concrete o delle proposte che vuol fare? No, io credo che le proposte saranno da... Sì, è una fascia grigia che aumenta, io non ho dubbi. Le risposte io credo debbano derivare da un'integrazione delle politiche che faremo, politiche per la casa, politiche per il lavoro, politiche sociali, devono diventare di nuovo, ecco perché io qui mi piacerebbe riproporre questa idea di una cabina di regia welfare a Bologna, che è una cabina di regia fatta da soggetti istituzionali, ma anche dalle fondazioni, dal sindacato, dal terzo settore, dalla curia, recentemente ne ho anche parlato proprio con il vescovo di questo, e credo che una cabina di regia proprio tesa a parlare di nuove povertà possa trovare delle soluzioni che integrino più politiche, perché non si tratta di fare solo una politica, ma di integrare le molte politiche che ci sono, perché lì si va dal lavoro alla casa, al sistema di welfare. Torniamo alla cronaca, c'è anche un quarantenne bolognese residente a Monterenzio tra i 169 arrestati della maxi operazione condotta dai carabinieri del ROS contro l'Andrangheta su impulso della DDA di Catanzaro. Le persone sono state arrestate dalle prime ore della giornata in diverse regioni italiane, tra cui anche l'Emilia Romagna, ma si sono estese anche in Germania. Gli arresti hanno interessato affiliati alla cosca Farao Marincola, una dei clan più influenti del territorio calabrese, con ramificazioni anche nel nord e centro Italia, oltre che all'estero. Nella fase investigativa si è riscontrato come il clan avesse infiltrato il tessuto economico crotonese nel settore dei prodotti tipici, ma gli interessi spaziavano anche ai settori funebri dell'accoglienza ai migranti. In Germania, a Stoccarda, alcuni membri dei clan imponevano l'acquisto dei prodotti alla rete di ristoratori italiani radicata nel territorio. In tutto sono state sequestrate 57 società e confiscati 50 milioni di euro. Torniamo a parlare invece adesso di Montagnola, di spaccio in questa area della città, perché sono stati conferiti altre 3 persone i mini DASPO, gli ordini di allontanamento per 6 mesi durante i controlli svolti ieri pomeriggio dalla polizia appunto nel parco.
A riceverli sono stati un 19enne del Gambia, un nigeriano di 20 anni e un 22enne della Costa d'Avorio. Nessuno di loro aveva droga con sé quando è stato fermato, ma i loro precedenti per reati legati allo spaccio e sempre commessi all'interno del parco sono stati sufficienti a fare scattare il provvedimento. Il mini DASPO è stato introdotto, ricordiamo, circa un mese fa con un'ordinanza della prefettura, anche in seguito alle due aggressioni alla troupe di Striscia la Notizia nel giardino pubblico. Per chi ha violato il divieto, finora è scattata una denuncia. Andiamo a parlare invece adesso di politica. C'è una proposta per quanto riguarda la legge elettorale. Anche chi non vota, o meglio chi vota scheda bianca, avrebbe diritto a essere rappresentato in Parlamento. Questa è la proposta che ha fatto da Bologna Beppe Mioni, che è consigliere comunale e presidente nel quartiere Santo Stefano negli anni 90 sotto l'insegna Cittadini in Azione in vista delle elezioni politiche di marzo. Per Mioni e Fronzoni, che ha presentato con lui questa proposta, questo cambiamento porterebbe a uno stravolgimento del sistema, perché partendo da una diminuzione del numero dei parlamentari si riuscirebbe in un qualche modo a condizionare anche la maggioranza. L'idea è che questa proposta venga condivisa da tante persone e possa diventare virale, tanto da essere poi considerata a livello, insomma, a livello ministeriale. Andiamo allora a sentire la proposta di Mioni. Noi non ci rivolgiamo all'elettorato che già vota e sa per chi votare. Ci rivolgiamo a quel 50% circa degli italiani che non vanno a votare perché non credono che il loro voto abbia più un valore. Abbiamo pensato che invece quelli che votano scheda bianca o quelli che votano anche sporcando le schede che viene annullata e che sono parecchie centinaia di migliaia se non un paio di milioni, abbiano la possibilità invece di depositare nell'urna un voto scheda bianca che è di assoluto contrasto con quelle che sono state le proposte politiche presentate in campagna elettorale. E questa scheda bianca deve essere computata per lasciare un seggio vuoto in Senato o alla Camera a rispetto di questa volontà popolare. Nel 92 il popolo italiano chiese l'abolizione del sistema preesistente, chiedendo il maggioritario. Il ritorno al proporzionale fa sì che innanzitutto questa legge non fornirà nessuna maggioranza certa, perché siamo in un sistema tripolare e non più bipolare. Allora, o tu fai un maggioritario, chi prende un voto in più nel seggio vince, ed è un tipo di corsa ed è un tipo di rappresentanza. Oppure, se ritorni a un metodo elettorale che è quello del proporzionale, bocciato dal popolo italiano 25 anni fa, se poi il popolo non viene a votare ha diritto di essere non rappresentato. Continuiamo a parlare di elezioni politiche. Oggi potere al popolo, che è il movimento sorto a sinistra della sinistra, lancia la prossima assemblea cittadina e anche i criteri con cui saranno selezionati i candidati al Parlamento. Sentiamo Nico Macciantelli di Potere al Popolo. Per la prima volta dopo molti anni a sinistra abbiamo praticamente un processo, come per dire, di auto-organizzazione. Considerate che ci sono state più di 100 assemblee in un mese in tutta Italia. Parliamo di questa seconda assemblea, quando è, a chi è rivolta? Questa assemblea, la seconda assemblea, appunto, ce n'è stata già una circa un paio di settimane fa, e questa assemblea sarà un'assemblea un po' dirimente su varie questioni. Sia, dunque, il programma è già stato sviluppato tra l'altro attraverso un dibattito dal basso, attraverso le prime assemblee, e qui si dovranno appunto decidere i passi successivi relativi alla campagna elettorale, le candidature, eccetera. Ci saranno anche criteri particolari per le candidature in Parlamento? Quali sono? Dunque, questi criteri sì, sono criteri che praticamente sono diversi rispetto a quello che sono delle normali candidature, perché i nostri candidati ovviamente si impegnano ad avere un rapporto costante con le assemblee territoriali, una volta eletti ovviamente, e soprattutto anche i candidati sono candidati che, non a differenza di altri partiti in cui c'è tutto un discorso che si paga, tutti i vari giochi, in realtà sono candidati che nascono proprio da un dibattito collettivo, da scelte collettive fatte a livello assembleare.
Presentati oggi a Palazzo d'Accursio il calendario degli incontri della Fondazione FICO e di FICO Italy World, oltre 40 appuntamenti fra scienza e divulgazione volti all'educazione alimentare e alla sostenibilità. A farci il quadro è Andrea Segre, presidente della Fondazione FICO, l'intervista di Mario Giuliante. Oggi noi presentiamo, diciamo, due palinsesti che ovviamente si incrociano. Da una parte FICO Italy World, che presenta il mese dedicato agli animali, c'è Sant'Antonio Abate il 17 con un importante convegno sulla zootecnia in Italia con la partecipazione del ministro Martina, dell'assessore Caselli, e da una parte, dall'altra iniziamo anche a presentare il palinsesto molto ricco, 90 eventi nei primi tre mesi della Fondazione FICO, con interventi che ruotano davvero attorno alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità, che è un po' poi l'obiettivo del parco tematico, quello di parlare di educazione alimentare soprattutto ai più piccoli, ma non soltanto. Un evento di questo tipo a livello di proprio di educazione alimentare, cioè come siamo messi anche in Italia, sono utili? Io direi proprio di sì, nel senso che noi siamo un paese, nonostante FICO innanzitutto, ma è nato anche per questo, nonostante questa straordinaria biodiversità vegetale e animale, un numero di marchi di DOP, GP che è il più elevato in Europa, mangiamo male. Purtroppo la dieta mediterranea, che pure è nata in Italia, nel Cilento, come sapete bene, che è patrimonio dell'UNESCO, se guardiamo i dati che noi all'Università di Bologna abbiamo esaminato, in Italia siamo il paese che mangia meno mediterraneo rispetto a tutti gli altri che si bagnano su questo mare. È solo per fare un esempio di quanta strada dobbiamo fare. L'iniziativa è fatta in partnership con l'ASL di Bologna per educare ad una corretta alimentazione basata appunto sulla dieta mediterranea. Il nostro Mario Giuliante ha intervistato il direttore generale dell'ASL di Bologna, Chiara Gibertoni. Si sta in salute, non solo si ricorre meno alle cure ospedaliere, ma si previene un insieme di malattie che vanno da quelle che conosciamo tutti, quindi il diabete ad esempio, che è tipicamente correlato all'alimentazione, ma anche altre patologie come le cardiovascolari e i tumori. E quindi il binomio cibo-salute è un binomio strettissimo, fondamentale da curare in termini di informazione. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove la nostra dieta tradizionalmente ci aiuta già ad avere un'impostazione nelle famiglie corretta dell'alimentazione. Va spiegato, va informato, perché attraverso la giusta informazione e i corretti stili di vita si resta in salute. Per quanto riguarda l'idea di FICO di creare questi calendari, questi incontri, questi corsi per sensibilizzare ed educare ancora di più, e questa collaborazione che c'è anche con voi è sicuramente un passo importante. Assolutamente, è stato il motivo per cui come azienda USL di Bologna, anche in nome per conto della regione, siamo entrati all'interno della compagine della Fondazione FICO, che ha proprio l'obiettivo di sfruttare questa grande palestra per il cibo che è FICO Italy World ai fini della corretta promozione dei corretti stili di vita, dell'alimentazione e anche del corretto consumo, della possibilità di creare una, diciamo così, una sostenibilità nel consumo del cibo. Ci fermiamo qui, grazie alla regia di Marco Sortino, grazie a voi per averci seguito e l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina con la rassegna stampa delle 7. Una buona serata a tutti.